Mentre a Milano viene presentato il Salone del Mobile, che mette in luce il prezioso lavoro dei prodotti made in Italy, questa mattina a Pesaro, uno dei tre distretti industriali del mobile più importante, i sindacati sono scesi in piazza per sottolineare le condizioni di chi quei prodotti li costruisce. Lavoratori provenienti da Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, insieme ai propri rappresentanti di categoria, hanno organizzato un corteo da Piazza della Libertà fino a Piazza del Popolo, chiedendo il rinnovo del contratto nazionale con Federlegno, che consente di recuperare il potere d'acquisto degli stipendi scaduto lo scorso 31 dicembre e mai stato riconfermato. Abbiamo volutamente scelto questa giornata nazionale di sciopero proprio per dare un segnale politico importante a fronte della settimana del mobile, proprio perché vanno a esprimere il valore aggiunto di questo paese. È immaginabile che ci sono dei prodotti di eccellenza e le stesse aziende non vogliono riconoscere i giusti salari e diritti dei lavoratori. È uno sciopero importante perché la manifestazione è conseguenza dello sciopero. Sette piazze d'Italia per dire che noi vogliamo rinnovato il contratto del legno arredo industria con delle risposte sostanziali in termini economici ai lavoratori, perché il lavoro è dignità e deve tornare ad esserlo. I lavoratori hanno perso tantissimo potere d'acquisto in questi anni. L'Italia è l'unico paese in Europa che in 30 anni ha visto ridurre a un segno negativo il potere d'acquisto dei lavoratori. Noi chiediamo l'adeguamento rispetto all'inflazione, la risposta di Federlegno è stata: blocchiamo il contratto e vi diamo eventualmente qualche briciola rispetto all'inflazione depurata dai costi dei beni energetici, quando oggi purtroppo sono proprio quelli che insistono sui prezzi e sul potere d'acquisto dei lavoratori, che soltanto nel 2022 hanno perso più di una mensilità. Noi chiediamo appunto a un settore che ha guadagnato tanto negli ultimi anni, nell'anno scorso 56 miliardi di fatturato, il 12% in più di export, il 13% di vendite in Italia, che questi guadagni, questo profitto sia redistribuito ai lavoratori. Si punta anche oggi al Salone del Mobile a dire spingiamo sul Made in Italy. Il Made in Italy si ha e si ha la qualità del Made in Italy grazie anche alla fatica di questi lavoratori, che deve essere ripagata e devono lavorare con dignità. Vogliamo che si riapra il tavolo negoziale. La controparte aveva lasciato il tavolo quando ci siamo visti l'ultima volta a febbraio. Stiamo chiedendo cose, vogliamo riconfermare cose che già avevamo, cioè l'impianto dell'IPCA non depurata. Quindi è giusto, non stiamo chiedendo nulla di nuovo, vogliamo che venga riconfermato questo sistema che fa recuperare ai lavoratori l'inflazione reale. Questo è importante in periodi come questo che stiamo attraversando. Siamo qui con grandi marchi che fanno la differenza e che incidono nel territorio. Quindi per il territorio marchigiano è importante il rinnovo di questo contratto, perché significa rispettare gli operai.